Bruxelles 1564. Con il suo paese sotto il giogo della dominazione spagnola, Peter Bruegel il Vecchio dipinge uno dei suoi capolavori, La salita al Calvario, reinterpretazione fantastica della Passione ambientata nelle Fiandre del XVI secolo. Il mio dipinto dovrà raccontare molte storie ed essere grande abbastanza da contenere tutto. Nel 2011 il regista e videoartista Lech Majewski, da sempre appassionato delle opere di Bruegel, decide di trasformare il suo quadro in un film. Lo fa ispirandosi all'analisi che il critico d'arte Michael Francis Gibson aveva fatto del dipinto originale, ma soprattutto usando la tecnica dei tableau vivants, introducendo il pittore stesso, i suoi personaggi e lo spettatore, in un universo fantastico in cui scenografie naturali, pittoriche e digitali si fondono senza soluzione di continuità e in cui i confini tra i contesti e i linguaggi sfumano. Un'opera come I colori della passione si muove in un certo senso su un sentiero già tracciato, ma sposta l'asticella della sperimentazione di un passo più in là. Rende ancora più esplicito il concetto di contaminazione, più sfumati i confini, più palese e quasi esibita l'assenza di punti di riferimento per lo spettatore. Il risveglio finale, la fuoriuscita dal quadro con la lunga carrellata sulle opere di Bruegel, non è solo una sorta di firma da parte del regista, è anche la sottolineatura per lo spettatore di aver appena vissuto un'esperienza del tutto peculiare, forse di non immediata assimilazione in tutte le sue sfaccettature, ma certo di grande spessore estetico ed intellettuale.